laudetur Jesus Christus. Sempre laudetur. Carissimi amici di Radio Domina, celebriamo oggi la festa della Beata Vergine Maria Regina e voglio prendere spunto per il pensiero miletico, per questa piccola riflessione, da quello che dice il messale, il messalino romano quotidiano, che molti di voi avete, potete anche seguire la lettura. Dice così: il popolo cristiano con intuito sicuro ha sempre riconosciuto la dignità regale della madre del re dei re e signore dei signori. Ecco, in primo luogo si dice, si fa appello al sensus fidei del popolo cristiano che da sempre ha invocato Maria come regina e madre del re dei re e signore dei signori. Il sensus fidei è, possiamo dire, un sesto senso che abbiamo ricevuto con il battesimo. Abbiamo i sensi corporali con i quali vediamo, tocchiamo, sentiamo e così via, ma abbiamo un senso spirituale che è il sensus fidei tramite il battesimo, che ci fa percepire a pelle, possiamo dire, ha intuito, ha distinto le verità della fede. E allora capiamo bene che il popolo di Dio sempre, da sempre, no, ha riconosciuto Maria come regina, in quanto madre del Signore, madre del re dei re, quello che la scrittura chiama il re dei re, il re della pace, il re di giustizia, che è il nostro Signore Gesù Cristo. E un primo pensiero che mi viene è proprio questo, quindi non è questione soltanto di teologia, ma è questione anche di sensus fidei. E mi veniva in mente un pensiero: sappiamo che Bergoglio e la Chiesa falsa negano tutti i privilegi, tutti i titoli mariani, tanto da dire che Maria non è regina, perché Maria non si attribuisce questo titolo, e in questo modo si mettono non solo contro, possiamo dire, la scrittura, la teologia, ma anche contro il sensus fidei. E mi veniva in mente la mia nonna, mia nonna che non aveva fatto grandi studi, aveva la quinta elementare, ma aveva una grande fede, e così tanti, tanti di noi, quando sentiamo certe espressioni, a pelle, subito si ribella, si ribella al nostro sensus fidei, perché percepisce a pelle, percepisce la menzogna, percepisce l'impostura. E mi veniva in mente stamattina, pensando, e dicevo, chissà se la mia nonna fosse ancora in vita e sentisse quello che esce dalla bocca di Bergoglio, certamente le verrebbero i capelli dritti, e così anche penso tanti di noi. Quindi in primo luogo, ecco, abbiamo un sensus fidei che ci fa percepire subito quale è la verità della fede e quale invece non sono conformi alle verità della fede, quali cose non sono conformi alle verità della fede. E così va avanti la spiegazione del messalino, dicendo: la Chiesa, i dottori, i papi se ne fecero lungo i secoli gli interpreti autorizzati, e la trionfale testimonianza di questa comune convinzione si manifesta negli splendori dell'arte e nella penetrante catechesi della liturgia. E così tutta la storia della Chiesa, i dottori della Chiesa, i papi, i padri della Chiesa e fino ai fedeli più semplici hanno da sempre riconosciuto Maria come regina nell'arte, nella catechesi, nella liturgia e soprattutto nella pietà popolare. I teologi poi mostrarono come questo titolo regale conveniva alla Madre di Dio, intimamente associata all'opera redentrice del suo figliolo divino e mediatrice di tutte le grazie. Maria che per grazia è l'Immacolata, per grazia ha ricevuto i privilegi da Dio, ma ha partecipato in tutto e per tutto all'opera della redenzione, tanto che per noi è la corredentrice. E allora Dio l'ha elevata a una gloria che è la più alta gloria che spetta a creatura umana, in quanto è la madre di Dio, in quanto è associata in modo unico e irripetibile all'opera della redenzione di Cristo. Quindi Maria certamente non si è detta da sola
che è regina, come dice Bergoglio, ma Dio stesso l'ha elevata, l'ha esaltata sopra tutte le creature e l'ha voluta lui stesso regina, l'ha proclamata regina. Tant'è vero che anche nei misteri del Rosario, nel quinto mistero glorioso, noi concludiamo proprio meditando Maria incoronata regina degli angeli e dei santi, regina del cielo e della terra. Quindi è Dio certamente che l'ha incoronata regina e l'ha esaltata sopra tutte le creature, e quindi se Dio ha fatto questo, ecco che anche noi lo facciamo, perché riconosciamo in lei l'opera di Dio, riconosciamo che lei è nostra madre, madre della Chiesa, ma è anche la socia del Redentore, la corredentrice, colei che ci ha partorito nel dolore sotto la croce e alla quale siamo stati affidati da Gesù stesso sotto la croce: donna, ecco il tuo figlio. E in Giovanni eravamo presenti anche tutti noi. E allora capiamo bene quanto è subdolo l'insegnamento della falsa chiesa di Bergoglio. Bergoglio che dice: Maria non è regina perché Maria non si è mai proclamata da se stessa, non ha mai detto che è regina. Ecco, questi sono insegnamenti subdoli che sono nello stile della massoneria. I massoni hanno proprio nello stile quello di instillare il dubbio, di mettere, di screditare, di diminuire, ma soprattutto di smantellare poi i dogmi della Chiesa. E Bergoglio diverse volte mette il dubbio anche per quanto riguarda il dogma dell'Immacolata, dicendo: non si nasce santi, ma santi si diventa, e questo vale anche per Giuseppe e per Maria. Quindi nega subdolamente il dogma dell'Immacolata senza poi spiegare questa frase, senza poi dire quello che intende dire, e lasciando poi lì la libera interpretazione. Tanto è vero che anche diversi miei confratelli mi dicevano: no, ma sei tu che capisci male, è Bergoglio, il Papa non voleva dire questo, siete voi che invece siete maligni e interpretate, travisate sempre le parole del Papa. Il Papa invece voleva dire questo e quest'altro, e si arrampicano sugli specchi per giustificare l'ingiustificabile. Ma addirittura Bergoglio nel giorno di Pasqua ha instillato il dubbio sulla risurrezione di Cristo. E allora di che stiamo parlando? Potremmo anche chiudere tutto e ritirarci veramente in un eremo e fare penitenza per tutte queste eresie, tutte queste blasfemie che vengono introdotte, però ripeto, in modo subdolo. Tanto è vero che molti non se ne accorgono neanche, ma il Papa ha il compito di confermarci nella fede, non quello di mettere i dubbi sui dogmi, non quello di sminuire tutto ciò che è patrimonio della fede cattolica e così via. E allora, ecco, Bergoglio dice che Maria non è la regina, che Maria non si attribuisce questo titolo, e capiamo bene che nella sua politica, nella sua, possiamo dire, opera di riduzione del culto mariano, cerca in tutti i modi di disaffezionare il popolo di Dio dalla stessa Vergine Maria. E non serve a nulla oggi che la falsa chiesa celebra la chiusura del mese mariano, a parte che non ci siamo neanche accorti che lo hanno aperto, non ci siamo neanche accorti che l'hanno celebrato in questo mese, ma capiamo bene che sono tutte messe in scena solo per acquisire consensi, solo per ingannare i fedeli e, se fosse possibile, ingannare anche gli eletti. Ma per quale motivo noi dobbiamo esaltare la Vergine Maria? Dobbiamo esaltarla proprio perché Dio l'ha esaltata sopra tutte le creature, e per noi, ecco, la Vergine Maria gode di un culto speciale, una venerazione speciale, che è il culto di iperdulia, è quel culto che spetta solo a lei, lei che appunto è la regina di tutti i santi, lei che da sola ha vinto tutte le eresie del mondo, lei che da sola intercede in modo più potente che tutti i santi messi insieme. La Vergine Maria ha un culto speciale, il culto di iperdulia, e quindi noi la esaltiamo proprio perché Dio ha voluto così tanto da volerla come sua madre. E mi vengono in mente le litanie
del Santo Rosario, quando noi celebriamo il Rosario, recitiamo il Rosario, alla fine recitiamo le litanie, sono tutte una lode, un'esaltazione della Vergine Maria, cerchiamo quasi i titoli più belli per esaltarla, per benedirla, per ringraziare, lodare il Signore per tutto quello che ha fatto in lei, per tutte le grazie che lei ci ottiene a noi e al popolo di Dio, ma alla fine le ultime 12 litanie sono proprio le litanie di Maria Regina, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei Confessori della Fede, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi. E quando arriviamo a questo punto mi vengono sempre in mente i fuochi d'artificio, non so se avete presente le batterie dei fuochi d'artificio, le 50 litanie io le paragono a dei fuochi d'artificio, sono dei botti potenti contro il demonio naturalmente, ma i botti più potenti sono riservati alla fine, non so se avete presente, alla fine dei fuochi sempre c'è la batteria finale che è un'esplosione di gioia, che è un'esplosione di potenza, che è un'esplosione di entusiasmo per coloro che assistono, un'esplosione di colori e di immagini, di musica, anche quando si fanno i fuochi accompagnati dal ritmo musicale, dalle musiche. Ecco, le 12 litanie finali in cui invochiamo Maria come regina le paragono proprio ai botti finali di una batteria di fuochi d'artificio, sono le litanie più potenti, proprio perché noi esalteremo sempre la Vergine Maria in eterno come nostra Signora, come nostra Regina, e saremo per sempre nel Regno di Dio. Gesù ci ha promesso il Regno, un Regno dove Lui è Re, dove la Vergine Maria è la Regina e dove noi avremo anche la dignità dei figli del Re e dei figli della Regina. Sederemo anche noi alla mensa regale di nostro Signore. Gesù nella sua predicazione ha sempre parlato del regno di Dio, del regno del Padre, del regno in cui Lui è stato costituito il Re, Re dell'universo, Re di eterna gloria, Re di giustizia, Re di carità, Re di amore, Re delle anime, dei salvati. E allora abbiamo tanti modi, tante occasioni anche noi per esaltare la Vergine Maria, mentre la falsa Chiesa fa quasi a gara per diminuire la devozione mariana, per ridurre la devozione mariana. Pensiamo solamente alla festa di Loreto, che è stata ridotta dalla traslazione della casa, è stata ridotta alla festa della Madonna di Loreto, e pensiamo ai titoli che Bergoglio si inventa per diminuire i titoli, per diminuire la gloria di Maria, è Solacium Migrantium e dei titoli assurdi, Maria che meticcia Dio, Maria che non è la corredentrice, i dogmi sono delle tonterias, e tutte queste storie qua che ormai abbiamo purtroppo nostro malgrado imparato anche a memoria. Ecco, mentre dall'altra parte la falsa Chiesa fa a gara per diminuire i titoli mariani, tanto è vero che Bergoglio dice che Maria è solo discepola, è solo madre, quasi come per dire non si addicono gli altri titoli, Maria è discepola, donna comune, è madre, ma noi la esaltiamo invece con tutti i titoli che la tradizione le attribuisce, tutti i titoli che i padri della Chiesa le hanno dato, tutti i titoli più belli che spettano a lei, e probabilmente tutti i titoli che spettano alla Vergine Maria non sono stati ancora inventati, non sono ancora stati scoperti, sono molto di più di quelli che conosciamo e che naturalmente sono anche fondati su base biblica e su base teologica e anche sui dati della fede, della tradizione della Chiesa. E allora anche noi, carissimi fratelli e sorelle, dobbiamo fare a gara per esaltare la bellezza di Maria, per esaltare la grandezza di Maria, per esaltarla come nostra regina. E alla fine della messa faremo la preghiera, rinnoveremo la preghiera di consacrazione che abbiamo fatto 2 anni fa insieme a Don Alessandro, quella preghiera molto bella, ispirata dallo Spirito Santo, ispirata dalla Vergine Maria, che Don Alessandro ha composto, è veramente una preghiera molto molto bella. Mi colpiva soprattutto un passaggio di questa preghiera. Don Alessandro dice: fai Signore, fai Vergine Maria, che questo
braccialetto che portiamo addosso, sia per noi segno di protezione, ma che ti onoriamo di più con il cuore che con questo braccialetto, cioè possiamo onorarti con tutto noi stessi, nell'interno di noi stessi, nel nostro spirito. Questo segno esteriore a questo segno esteriore deve corrispondere una vera devozione mariana e una vera consacrazione. E allora diceva in questa preghiera Don Alessandro: ti invochiamo come regina, ci appelliamo a te come maestà, affinché anche noi possiamo essere pronti, come lo sono gli angeli, a seguire sempre i tuoi ordini e a stare sempre al tuo servizio. La trovo molto bella questa espressione, e deve essere proprio il nostro stile, sempre pronti al servizio di Maria. Questa catena che portiamo al polso è per noi segno di protezione, ma è anche per noi segno che vogliamo essere completamente di Maria, che non ci apparteniamo più, che non apparteniamo più a noi stessi, ma che siamo totalmente di Maria. E allora siamo sempre pronti, docili alla sua voce, alle sue ispirazioni. Siamo diventati schiavi di Maria, ma allo stesso tempo godiamo della libertà dei figli di Dio, perché essere schiavi di Maria significa appunto diventare liberi nel fare la volontà di Dio, secondo la libertà dello Spirito Santo e non secondo la libertà di fare quello che vogliamo. E allora la Vergine Maria ci conduce attraverso questa catena di amore, questo atto di amore, che è il vero atto di amore, non il vaccino, non è quello l'atto di amore, è questo l'atto di amore che il cattolico deve fare, un atto di amore alla Vergine Maria. In questi tempi di apostasia, in questi tempi di impostura, vogliamo farci portare come i bambini, mano nella mano, dalla Vergine Maria, e vogliamo essere uniti più che mai a lei, proprio perché abbiamo paura. Non confidiamo nelle nostre forze, nelle nostre capacità, ma vogliamo confidare solamente nella sua protezione, nella sua guida, nel suo amore. E rinnoveremo allora la nostra consacrazione, che per noi sarà motivo di forza per il cammino, e anche benedirò le catene per coloro che per la prima volta le indosseranno. E quindi alla fine della messa ci sarà prima la benedizione delle catene per chi non l'ha già benedetta, o per chi la deve rinnovare, magari l'ha persa, si è rotta e ne ha messa una nuova, potrà godere della rinnovata benedizione. E poi celebrerò, reciterò la preghiera alla Vergine Maria, e poi a seguire ancora l'adorazione eucaristica con il Santo Rosario per la liberazione del trono di Pietro. E allora alla fine di questo mese di maggio vogliamo fare come in un flashback, vogliamo fare memoria di tutto quello che la Vergine Maria ha fatto per noi in questo mese, vogliamo ringraziarla, benedirla per tutti i suoi benefici, per tutte le grazie che ci ha ottenuto, quelle che abbiamo già sperimentato, ma quelle ancora che dovremo sperimentare, che saranno ancora di più, ancora abbondanti, e saranno appunto sempre presenti, proprio perché la Vergine Maria ci ottiene sempre molte, molte più grazie di quelle che possiamo anche solamente pensare, solamente immaginare, ma dobbiamo essere pronti nella fede a riconoscere. Non ci capiti che la Vergine Maria ci ottiene tante grazie, benedizioni, favori divini, e noi non ce ne accorgiamo, non la ringraziamo, e alla fine anche disperdiamo le sue grazie. Ecco, allora diciamo insieme alla fine di questa omelia un Ave Maria, proprio con questo sentimento di ringraziamento per tutto quello che la Vergine Maria opera per noi, e per tutto quello che speriamo, con la fiducia che abbiamo, che ella farà certamente per noi. La Madre dice ai servi: fate sempre tutto quello che egli vi dirà. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Laudetur Iesus Christus. Sempre laudetur.